Cari amici, bentrovati nel mio studio. Soundbar. Questa è la più venduta su Amazon. È la Boemaker Tapio 3, 190 watt complessivi. Si parla di un 2 più 1, quindi due canali. Ciascun canale ha doppio trasduttore per medie e alte frequenze e le basse. Se ne incarica un generoso woofer. Andiamola subito a vedere. Qui ho già preso una brochure dalla scatola che è multilingua, molto molto dettagliata, però ecco, se c'è un difetto è che per quelli della mia età, insomma, bisogna mettere gli occhiali perché i caratteri sono un po' troppo piccoli. Andiamo subito a vedere la scatola cosa contiene. Vediamo la garanzia di 3 anni, un cavo ottico per chi volesse utilizzare il collegamento ottico. Questo qui è l'RCA con jack da 3 e 5. Poi ancora le staffe per fissarla al muro. Possiamo intanto comporla. Qui vediamo che c'è il collegamento per il subwoofer, un ingresso USB, una HDMI, e qui invece è quella ottica per chi volesse utilizzarla. Quella soundbar è dotata di Bluetooth, cosa molto utile, che tornerà utile. Eccolo qui, lo abbiamo già collegato, è alta 7 centimetri. Prendiamo il subwoofer. Poi la proviamo già qui con il telefonino. Colleghiamolo qui. Perfetto. A collegare l'alimentatore. E già ho sentito un bump. Significa che è attaccato. Qui c'è il telecomando, vediamo se ci sono le batterie. Vediamo subito con il telefonino. Oh, vedete? Compare la scritta Tapio 3. Accoppiamento. Connected. Eccola, connesso. Adesso proviamo qualcosa. Eccolo qui. Il volume. Bene, basta così. Funziona molto molto bene, è un bel sentire. Andiamo a collegarla al televisore. Bene, eccoci. Subwoofer sta qui fianco con l'emissione anteriore e laterale. L'ho collegato con il cavo ottico e adesso sentiamo un po' come va. Néanmoins, renforcé
en cas de réouverture. Cette pandémie de Covid-19 a fait basculer dans la pauvreté. Qui abbiamo varie equalizzazioni, basso più, basso meno. Qui selezioniamo l'ingresso se è ottico piuttosto che RCA, ecco, lo vediamo qui, o HDMI, io ho messo quello ottico. Qui abbiamo il suono 3D, volendo possiamo e le varie equalizzazioni. Dans ces colis, de quoi équilibrer le repas. Subwoofer laterale e ingressi nella parte posteriore. Allora, un piccolo difetto, dovrò spostarlo poiché il televisore, vedete, ha il sensore del telecomando proprio dove c'è la barra, quindi dovrò metterla dietro. Per il resto funziona tutto, tanta qualità ad un prezzo super competitivo, non ci si meraviglia che sia la più venduta. Bomark fa delle cose anche all'avanguardia, ha un televisore laser, proiettore laser da 150 pollici, 4K con un contrasto fantastico, è in fase di sviluppo e pare che se vedrà la luce sarà una mezza rivoluzione. Bene signori, per oggi è tutto, spero di avervi dato un'altra buona dritta. Se vi è piaciuto gradirò il vostro like e l'iscrizione al mio canale. Un saluto da Piero La Terza Sprovieri.